strana anche perché ho a fianco due competentissimi. Io non penso che i politici debbano comandare, lo dico subito, e credo che porti un po' sfortuna anche ultimamente avere Decidere, diciamo. questa idea che bisogna comandare. No, io penso che i politici dobbiamo provare a fare, e dobbiamo provare a fare ascoltando, confrontandoci. Oggi ho imparato delle cose, abbiamo credo imparato delle cose, pronti a metterci anche la settimana prossima seduti a un tavolo, anche non necessariamente a Roma, se il problema di Roma, anche non necessariamente per capire che cosa si può proporre per affrontare una serie di questioni che avete posto, sapendo che molte delle questioni che avete posto sono legate a un contesto generale. Fate bene, io penso, a sottolineare, fa bene anche Riccardo a cogliere il punto e magari provare a intervenire già in legge di bilancio. È evidente che stiamo parlando di un settore come quello della pubblicità che non ha diminuito. Gli stanziamenti per la pubblicità da parte delle imprese non sono diminuiti, nonostante la crisi, nonostante le difficoltà, non sono diminuiti, però oggettivamente la cartellonistica, la pubblicità esterna invece ha subito un restringimento probabilmente, quasi certamente legato al fatto che le detrazioni che vengono garantite ai giornali e altre agevolazioni che vengono garantite alle televisioni consentono di attrarre gran parte della pubblicità. Quel 75%, se si estende anche alla cartellonistica, può essere, bisogna capire quanto costa, bisogna capire se è una cosa che si può fare, ma questa potrebbe essere anche una cosa che possiamo anche provare a fare subito. Dopodiché l'altro grande tema mi pare sia il tema dell'efficienza dello Stato, un grande annoso tema che riscontriamo sempre ovunque, che tra i tempi di risposta della politica, della burocrazia e le necessità invece di avere tempi brevi, che viene dalle aziende, dalle imprese, ma anche dai cittadini, c'è una distanza che è ancora esagerata, sicuramente perché ci sono troppe norme, che rendono difficile anche avere una certezza delle norme, perché quando mi raccontate che ogni comune dà un'interpretazione diversa, di norme uguali, o che ci sono comuni che applicano la Madia, altri che non la applicano, vuol dire che c'è qualcosa che non funziona e su questo bisogna intervenire. L'altra cosa mi pare che ci siano una serie di adempimenti burocratici a cui si potrebbero ovviare non solo riducendo le norme, non solo non duplicandole, ma anche utilizzando la rete, le banche dati, le autorizzazioni telematiche. L'incrocio tra le banche dati, cosa che si può, cioè io non credo che noi possiamo ragionare solo di pagamenti elettronici, cosa utile e che condivido. Io credo che dobbiamo cominciare a ragionare su come sistematizziamo una serie di questioni anche autorizzative per evitare che gli stessi soggetti debbano riprodurre continuamente le stesse cose. Questa è una cosa che in parte c'era e veniva consentita dalla legge Madia, purtroppo servono decreti attuativi, purtroppo serve mettere la pubblica amministrazione nelle condizioni di farlo, perché poi c'è un problema di infrastrutture, c'è un problema di operatori. Sapete che abbiamo comunque un
dipendenti della pubblica amministrazione, c'è il blocco del turnover ormai da molti anni, anche la difficoltà di assumere competenze che su questi settori, quello tecnologico, quello della rete, quello dello sviluppo di queste cose, possano diventare i capisaldi della pubblica amministrazione, è una questione che ancora dovremo affrontare. Io voglio dire due ultime cose. Uno sull'innovazione, perché l'ho sentito dire, però a me pare, io vivo a Milano, però a me pare per tante ragioni che il vostro sia un settore che si deve e si confronta con l'innovazione, che non è più definibile soltanto con l'esposizione della cartellonistica sui tradizionali impianti. E io credo che anche da questo punto di vista, così come con Industria 4.0 che adesso rilanceremo, abbiamo lavorato per aiutare tutte le aziende che innovano, voi dovete innovare anche perché stanno cambiando le città. Io non penso che sia uguale fare il vostro lavoro sulla tangenziale o nell'isola pedonale di Via Dante, piuttosto che stanno cambiando le città, quindi io credo che ci sia bisogno anche di questo e credo che questo vada riconosciuto e che su questo tutto ciò che va in questa direzione vada aiutato. L'ammortamento e altre cose che ci sono in Industria 4.0 io penso che potrebbero essere usate anche per voi. L'ultima cosa la dico sulla questione ambientale legata a questa, perché anche su questo io credo che la possibilità di affrontare il tema è molto legata anche alla capacità, non solo alle regole, ma anche alla capacità di innovare da parte degli operatori. Noi abbiamo fatto l'anno scorso, e chiudo su questo, la scorsa legislatura siamo arrivati vicini ad approvare la legge sui parchi. Uno dei temi che abbiamo affrontato in quella normativa era il finanziamento, cioè i parchi come fanno a avere risorse. E il tema della pubblicità non era un tema che avevamo escluso, certo nelle aree protette, però non era un tema che avevamo escluso in generale, per esempio nei grandi parchi urbani o altre questioni. È chiaro che però una cosa così si fa solo se si ha la capacità di pensare e innovare. Siccome io non penso che già tutto è stato fatto, tutto è stato scritto, scusami, ma stiamo vedendo invece un sacco di cose che si stanno sperimentando, si stanno inventando, questo mi pare un altro terreno su cui, se avete bisogno di interlocuzione, mi piacerebbe. Piacerebbe a tutti noi interloquire, anche perché, ripeto, non mi pare che state pensando di chiederci di difendere soltanto un settore, ma anche di metterlo nelle condizioni di crescere. Grazie, possiamo...